Ciao, prima di tutto voglio ringraziarvi per tutti i commenti, per tutte le visite e non per l'ultima volta per tutti i partecipanti. Fino adesso ho 16 partecipanti perché dopo come ho visto sono solo femmine e ve si vede che a questo concorso la creatività è solo al femminile, non fa che farmi felice. Inizio a dirvi che il filmino sarà fatto da più parti. Alcune le ho registrate anche stamattina per farvi vedere i premi. Se li volete vedere un po' più ampio, guardate un'altra volta il filmino, quello fatto per il concorso. Scusate per la luce, sono 19 e 27, quindi pochissimo fino a quando inizierò a fare l'estrazione perché alle 20 lo voglio fare. Adesso vi dirò le partecipanti con numero 1 Jill House, 2 la Magina Scarabattola, 3 il Fimo di Simo, 4 Amma 27, 5 Sylvie Bijoux, 6 Marika e Giorgia, 7 Simona Mammi, 8 Crina Potkovaru, 9 Alice Gosti, 10 Mariangela Creazioni, 11 Anna Coluccio, 12 Sweet Creazioni, 13 Sofia Cangini, 14 Roby Kawai, 15 Elle Female Creation, dico correttamente, e 16 Sere 2000. Spero che non ho scordato qualcuno per non fare la brutta figura. Vi auguro a tutti quanti buona fortuna e io sono veramente, veramente, non so se si sente, molto emozionata. Spero che sarete felici. Non lo so, volevo dirvi che sono più emozionata di voi forse. Ciao, siamo 19:58. Sono molto 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 emozionata. Tanti auguri a tutti quanti. Ho messo da 1 a 16 perché è il numero delle partecipanti e mettiamo generate. Molta molta fortuna, eh. La vincitrice è il numero 5. Chi è il numero 5? Vediamo. Sylvie Bijoux. Tanti congratulazioni, ti ringrazio per la partecipazione. Sinceramente, voglio ringraziarvi a tutti quanti. Adesso mi prendo un po' di tempo per scegliere anche un altro video. Quale dovrò mandare, il set, quello lo vedete un po' più in là. Non scordate di mandarmi fine a domenica, massimo fine a domenica, il messaggio per dirmi dove mandarvi e come. E vi ringrazio tantissimo. Va bene, devo scegliere il filmino, quindi sarà un po' difficile perché tutte e tutte siete molto brave. Ciao, è già mezzanotte e mezza e vi dico che più o meno dalle 8 io sto pensando, vedendo, rivedendo, stravedendo i filmini. È veramente molto 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 difficile, ma alla fine ho scelto numero 8 Crina Potkovaru. Mi sono piaciute molto molto le tue creazioni, tutte veramente avevate fatto veramente un lavoro fantastico, ma per sfortuna solo due sono le vincitrici, quindi per l'estrazione sarà numero 5 Sylvie Bijoux. E numero 8 ho scelto di mandare un set,
una creazione fatta da me a Crina Potcovaro. Fino a domenica, oggi abbiamo mercoledì, giovedì praticamente, mi scrivi, metterò lì tutti i link dove scrivermi, il mail, il numero di telefono, come volete, per contattarmi a darmi i vostri dati. Non lo so, prossima settimana quando riuscirò ad arrivare a mettere alla posta, ma li farò di sicuro. Quindi vi ringrazio un'altra volta per la partecipazione. Mi dispiace per chi non ha vinto, perché praticamente meritavate tutte. Io mi dispiace, ho dovuto scegliere veramente il mio cuore in pezzi. Mi sono serviti più o meno 4 orette per prendere una decisione, quindi non è stata per niente facile. Quindi vi aspetto anche altri concorsi, spero che vi siete divertiti, congratulazioni alle vincitrici e spero che vi è piaciuto molto 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 il mio concorso, spero almeno. Un bacione, ciao. Passo subito subito i premi. Se volete vederli un po' più spiegati, entrate in quel film, no, in quel filmino dove video dove racconto del concorso, perché non lo voglio fare troppo lungo, si carica difficilmente. Quindi, questi sono dei cabochon utilizzati. Fiori in fimo, altri fiorini in fimo. Delle penne di pavone di questa volta, poi piume di turchese, delle semilune in come si chiamano? In resina, filo armonico color cupo, altro filo armonico anche per i bracciali, un bracciale. Stampo, altro stampo, vedete, se li volete vedere entrate lì perché non voglio allungare troppo il video. Dei sacchettini, non mi ricordo quanti ci stanno, per mettere gli orecchini, i bracciali che volete. Dei sacchettini in plastica, app e chiudi, un cuore e veli, mix di perle in vetro sacciatate, altri lì, piume di gallo dovrebbero essere queste, un po' di cordoncino. Questo dovrebbe essere, sì, filo elastico di 0,4 mm, non so quanto ci stanno. Un altro sacchettino perché l'avevo scordato. Qua pietre dure, lava e queste devono essere turchesi. Qua dei cabochon, quello ho fatto io un fimo, ma pensate che non sono capace, quindi scusatemi, volevo avere solo qualcosa da me, anche se non sono perfetti. E non saranno mai. Nastro in organza bianco di 6 mm, cabochon decorato a mano di me, quindi un po' all'antica, ma almeno potete fare qualcosa, almeno spero. Poi dei fiorellini in acrilico in colori. Qua sono i dischi di 30 mm madreperla pitturati. Links, vedete, se volete vedete in quell'altro, adesso solo li faccio passare. Basi per gli orecchini, questi sono fatti a mani, lampwork. Questi sono in pietra vera, orecchini, color bronze. Per pasta polimerica sono questi gancetti.
e non solo. Rivoli non sono Swarovski, più colori. Altri rivoli non sono Swarovski, quindi tutto che vi faccio vedere non sono Swarovski. Questi sono delle gocce sfaccettate. Nastro di organza nero, il filo non mi ricordo di quanto è, di 0,5 mm, guardate. Delle perle in pasta polimerica, no, in pasta polimerica, pasta turchese, scusate. Altri links, vedete, delle daghe cinesi. Qua doveva essere un filo perle di fiume, ma si è rotto il filo, quindi l'ho messo qua dentro. Ok, sono tutte qui rotte, mi spiace. Qua perché arriverà Natale, l'Ampurg, delle gocce in vetro. Poi queste sono in resina di 14 mm, mi sembra. Questi fatti decorati a mano di me, spero che vi piaceranno. Quindi questo è che prende il vincitore. Altri links bronze, sono in pasta turchese rosa. Qua questo non è fatto da me, sono comprati in vetro temperato, mi sembra che sono di 20 mm. Qua sono in resina fatti da me, altri cabochon. L'Ampurg. Non sono Swarovski, vi avverto. Non sono Swarovski neanche questi. Pasta polimerica ma non fatta da me. Portachiavi. Dei scogli ma hanno tutti il buco, come vedete. Pasta polimerica non fatta da me, occhio di gatto 20 mm, mi sembra, 30 mm, dai, che non mi viene così in mente, non lo so perché mi voglio sbrigare in questo modo. Pitturate e sono le madreperla. Poi chiusure T-bar, fiorellini, non lo so quante sono, un mix di perle in vetro, alcune sfaccettate, altre no, due gocce verdi sfaccettate, per chiudere il filo, rosso cupro, T-bar rosso cupro, madreperla pitturate. Non Swarovski, rivoli non Swarovski. Qua l'Ampurg. Vetro temperato non decorato da me, per cucire le perline sopra. Ho abbastanza tutorial anche con quelli. Occhio di gatto per al fine del filo. Due gocce sfaccettate. Vediamo se non so che. Delle foglie in acrilico. Aghi da cucire numero 7. Chiusure magnetiche. Links. Gocce. E un orologio. E l'ultimo premio è una creazione fatta da me, perché ho promesso un bracciale. Se lo volete fare, troverete il tutorial sul mio canale. Ok, questi sono tutto che vincerà, che avrà la vincitrice, perché mi sembra che sono solo la ragazza. Questo è il secondo premio, quindi sceglierò un video quale mi è piaciuto di più. Sarà molto difficile e sono onesta a dire che
quando ho chiuso ieri il concorso. Sono tantissimi video quali mi piacciono, quindi questa scelta con questo regalo, una creazione mia, manderò questo set con girasole, in caso che lo volete vedere come l'ho realizzato con il ciondolo e orecchini, sono tutti i tutorial sul mio canale. Che posso dire? Che mi piacciono un sacco. Guardate. Non lo so, veramente sceglierò il video dopo che farò l'estrazione con random.org. Quindi, anche se metterò queste parti del filmino dopo che farò l'estrazione, in questo ordine, quindi sarà l'estrazione, prima volta la presentazione dei concorrenti, tutto quanto. Poi il filmino con tutto che riceverà il vincitore dall'estrazione, la vincitrice, infatti, che sono solo femminucce. Sceglierò anche il filmino poi, questo. Che vi posso dire? Tanta fortuna, va bene, tanta fortuna che già saprete chi sarà il vincitore e la vincitrice. Un bacione e per la fine vi ringrazio di aver partecipato o di aver condiviso il mio concorso o almeno di aver guardato il mio filmino. Un bacione e arrivederci, ciao!